Passiamo ai temi del lavoro. Un'agenzia nazionale che sostituisca i vecchi centri per l'impiego, un pallino del presidente della regione Enrico Rossi, che però sta trovando strada anche a livello nazionale. Se ne è parlato oggi a Palazzo Chigi, presente anche il presidente della conferenza Stato-Regioni, Chiamparino. Da Roma, Francesca Cosentino. Bisogna far funzionare i centri per l'impiego, così come funzionano in tutta Europa, per offrire ai lavoratori una prospettiva sia a chi cerca lavoro e sia a chi è disoccupato. È il governatore della regione toscana Enrico Rossi ad esprimere il fermo convincimento che gli ex uffici di collocamento devono tornare a sviluppare occupazione. Per questo, insieme al presidente della conferenza delle regioni Sergio Chiamparino, si è recato a Palazzo Chigi per un confronto su questo tema col ministro del lavoro Poletti e col sottosegretario De Vincenti. La mossa delle regioni arriva, spiegano, perché non si può più aspettare 2 o 3 anni in attesa della riforma e perché c'è da sistemare anche tutta la questione del personale delle ex province. L'intesa sostanzialmente c'è, riferiscono i governatori, forse già prima della pausa estiva si potrebbe chiudere l'accordo. L'Italia deve riformare i centri per l'impiego, deve collegare i centri per l'impiego alla formazione dei lavoratori e questa formazione a sua volta deve essere collegata alla domanda di lavoro che fanno le imprese. Rossi ha personalmente detto di essere favorevole a un'agenzia di carattere nazionale che insieme alle regioni organizza formazione e lavoro con lavoratori profilati e formati e un quadro chiaro della domanda da parte delle imprese.